Buonasera. Innanzitutto vorrei fare gli auguri a tutte le donne. Sarà la cosa più carina che dirò stasera, cioè prendete questa perché... E poi vorrei ringraziare Marco, perché Marco siamo conosciuti qualche anno fa, persona di straordinaria generosità. Io gli ho fatto soltanto una richiesta, perché arrivando da una grande città come Milano sono sempre in mezzo al caos, al traffico, quindi gli ho detto: Marco, guarda, dormo volentieri qui, però mettimi in un posto tranquillo, cioè non ho pretese di grandi alberghi, robe esagerate. Marco mi ha trovato un albergo e per questo ti ringrazio, veramente veramente carino, non proprio in centro, a Conco. Grazie Marco, grazie. Io avevo due sogni nella vita: lavorare in teatro a New York e vedere Conco. Ecco, quest'anno, grazie a Marco, ho organizzato tutte e due. Marco, la prossima volta, grazie, anche meno. Cioè, anche un pezzettino sì, anche perché, dovete sapere, partendo da Milano, non ho messo l'indirizzo qua, ma ho messo l'indirizzo di Conco sul telefonino, ormai sul telefonino. E quindi, Siri, ciao, navigazione per Conco. Con questi tempi, mi dice... Ma sei sicuro? Cioè, io non so se c'è qualcuno di Conco qui, ma bella, eh? Chissà quando c'è brutto tempo, perché oggi c'era... Chissà. Marco, bellissima la biografia che hai letto, ma non c'entra quasi un cazzo con quello che faccio, però bella. Infatti, volevo capire da te, adesso intanto avete capito perché hai 10 minuti di ritardo, no? Intanto li avete capiti qual era il motivo. Se arrivo da Conco... E dovevamo scendere, ma ha fermato patente e libretto. No, ha dato patente e libretto, il vigile della zona lo guarda e fa: lei abita a Milano? Sì. Che cazzo è venuto a fare a Conco? A me lo dice, lei a me, cioè, hai capito? Lui l'ha detto a me. Vabbè, comunque, scusa Marco, vai. No, volevo chiederti se poi manca qualcosa, no? Una parte aggiornata. Sì, mancano un po' di cose, nel senso che allora l'ho anticipato prima, beh, lavorare con Giacobazzi, abbiamo fatto, questo è il quinto spettacolo che facciamo, siamo ormai in tournée da 7 anni consecutivi. Quest'anno domani sera non venite a teatro, non venite perché tanto è pieno, quindi se venite state fuori, quindi non rompete, cioè tanto, cosa c'è in televisione domani sera? Chi è che viene domani sera dello spettacolo? Sulle mani, uno, minchia, uno. Cioè, neanche in due che alza la mano, lui da solo, che ha preso un biglietto. Ma minchia, vabbè, e quindi no. Giacobazzi, quinto spettacolo, questo qua, l'ultimo, io ci sarò, una scommessa sembra giustamente vinta, 160 date in 2 anni, che vuol dire più o meno 80 date all'anno in tournée, che vuol dire più o meno 100-110 giorni all'anno fuori di casa. Io ho una bimba piccola che vedo crescere in foto, cioè via WhatsApp la vedo crescere perché mia moglie manda le foto, io la riconosco, e mia moglie mi chiama il latitante, quindi però bene. E l'altra cosa che bella che mi è capitata l'anno scorso, ciao, non mi spoglio, cioè è la festa della donna ma non faccio lo strip, puoi restare, vabbè. E l'anno scorso ho realizzato un sogno, un po' per merito, un po' anche per fortuna nel senso di colpo di culo, ma mi dispiaceva di colpo di culo che è presto, lo avrei detto più avanti. Ho fatto una regia a Broadway, 3 settimane di repliche in un teatro in Times Square, che è un po' il sogno per ogni regista, con uno spettacolo di acrobatica aerea. Non che io faccia acrobatica aerea, ma non penso ci sia bisogno di spiegarvelo, perché io ho provato a entrare nel cerchio, ma... Insomma, mi dava un po' stretto sui fianchi, quindi immaginatevi la scena. 3 settimane ho vissuto la città da lavoratore, non da turista, esperienza bellissima, lì la marijuana è tollerata, quindi ha reso tutto molto più interessante. Non mi ricordo tutto, però quello che mi ricordo, dei bei ricordi, insomma. Tutti quelli che te la davano o ti ricordi tutto quello che se l'era rotto? Non so se si può parlare di questa cosa. Io, se vuoi, te ne parlo, perché
perché c'era una compravendita interessante. Se vuoi ti parlo, non lo so se può interessare, ti interessa come si compra la marijuana a New York? No. Mi interessa comprarla qui, perché io ne ho un po', cioè non tantissima, però a Rotondo, se mi serve, io qualcosa ho. Cioè adesso non venite tutti, ma insomma una cannetta, vabbè, scusa Marco, 8 marzo, auguri alle donne. Allora, donne, rinnovo gli auguri, però questa sera, insomma, volevamo presentare il filo conduttore della serata è questo libro, ma poi come al solito usciremo perché volevamo prenderci in giro, uomini e donne, soprattutto donne, e vogliamo presentare questo libro, Conosci il tuo nemico, manuale pratico per l'uomo vittima delle donne, e dall'altra parte chiaramente il manuale pratico per la donna logorata dagli uomini. In questo libro, sì, chiaramente i profili sono... La signora in prima fila ride, allogorata dagli uomini, la signora in prima fila ride. Signora, perché ride? No, siamo tre amici, abbiamo solo 100 persone, noi... Lei è logorata. E proprio per questo logorio hai fatto insieme a un tuo collega un lavoro, diciamo, di... Prima parlavo di criminal profiling, no? Invece hai fatto un profilo sui tipi che possiamo incontrare nella vita. Allora, alcuni. Sì, la cosa è quello che tecnicamente Marco conosce meglio di me, si chiama una strenna. Cioè sono quei librettini che escono più o meno in due periodi all'anno, leggeri, quelle letture leggere. Infatti io l'ho fatto anche per i miei amici, ci ho messo tante figure in modo che loro poi non si... In buona sostanza, con Salvo Spoto, che è l'altro ragazzo con il quale abbiamo scritto il libro, che è mio migliore amico, che non può essere perché lui è l'assistente dello chef Barbieri e in questo periodo sono a Tokyo per gli affari loro, quindi non poteva esserci. Abbiamo passato tanto tempo a non fare niente dalla mattina alla sera, perché proprio ci piaceva non fare niente dalla mattina alla sera, e la cosa che facevamo era guardare le persone e come sono cambiate nel... Cioè adesso vi faccio un discorso serio, ma poi è una cagata il libro, cioè non è che... non pensate che sia una roba seria, cioè è una roba... E in buona sostanza abbiamo visto come ci sono, soprattutto tra i ragazzi, alcuni stereotipi, no? Che si ripetono, perché si cerca, nonostante le mode passino, io sono nel periodo storico, no? La mia adolescenza l'ho passata nel periodo storico dei paninari, movimento che era nato a Milano, che grazie al cielo è durato solo 2 anni, io non ero un paninaro, io quello che ci litigavo con i paninari stavo dall'altra parte, però è un fenomeno che ha tracciato un solco, no? Nel costume. E di come si inseguono dei cliché non solo di aspetto fisico, non solo di look, ma anche comportamentale e di parola, no? Ognuno ha il proprio vocabolario. E quindi siamo divertiti a fare questo manuale pratico di sopravvivenza urbana, perché un ragazzo, una ragazza in questo caso, che ha voglia di socializzare o di rompere il rapporto, può tenerlo in tasca, individuare lo stereotipo della persona che ha di fronte, e per ogni stereotipo ci sono tre frasi da usare per rimorchiarla o rimorchiarlo, e tre frasi per farsi lasciare. Questa in buona sostanza non è una... cioè è una roba comica, e quindi questo è... ci sono i vari stereotipi. Allora io vi confido che l'abbiamo letto, chiaramente io e mia moglie, chiaramente ognuno andava a vedere, no, quello che gli interessava, però abbiamo trovato una cosa comune, nel senso che sia lei sia io guardavamo appunto l'uomo freddoloso e la donna freddolosa. Nel senso che in casa nostra purtroppo non ce n'è uno che non lo è, sono tutti e due, quindi un casino. E ecco, mi dici come conquistare una freddolosa? Perché non ho ancora capito. Una freddolosa o un freddoloso? Tu da che parte stai? Io una freddolosa, nel senso che devo avvicinarmi un po' di più a mia moglie. Intanto che la cerco vi dico che la freddolosa è statisticamente una delle donne più lasciate del mondo. No, è vero. No, Marco, è vero, e ti spiego perché. Perché ha un vizio orrendo, causa di tantissime separazioni, che è quello che i giudici chiamano, c'è proprio una legge fatta apposta, senti che piedi freddi che ho. Ecco, questo, cioè, se con Marco
stasera a cena discutevamo, io mi sono accalorato, perché comunque continuo a sostenere che la società sia profondamente misogina, e quindi il caso che mi ha fatto ribollire il sangue l'altro giorno era sul fatto che all'ennesimo caso dell'uomo che impazzisce e spara la moglie, il giornalista dice la colpa, il motivo scatenante è stata la richiesta di separazione di lei. Che poi si ride, si scherza, si diverte, ma in realtà le parole sono importanti, e quindi non è quello il motivo è che lui era un violento, era un criminale, lei era spaventata e per questo lei ha chiesto la separazione. Sembra, e sono due sfumature, in realtà nel primo caso, come viene usato in televisione, sembra che la colpa ricada sulla donna perché voleva un diritto che le spetta di dovere, ed è una roba orrenda. E perché ha detto questo? Boh. Mi sembrava una cosa intelligente, ma adesso non riesco più. Sì, no. Perché l'ho detta? Perché in realtà, senti che piedi freddi che ho, dovrebbe essere vietata dal Tribunale dell'Aia. Come tortura. Perché immaginatevi la scena. Calduccio, sei lì sotto le coperte, che crei anche quel tuo ecosistema, magari con qualche gas di scarico, con lenzuolo tirato giù, no? Che fa quel... E lei ti pianta sta katana di Hattori Hanzo nel costato. Cioè, non avresti voglia di amputarle i piedi, sinceramente. Cioè, una donna senza piedi, ma quanto bella è? No, veramente, no. Cioè, e comunque, per conquistare una donna freddolosa puoi dirle... Le regalo più bello che puoi fare. Le rido perché sono veramente delle cagate, ma fa ridere. Regalarle una boule dell'acqua calda. Se ci pensate, per una donna, la signora dice sì sì sì, è vero, perché il gioiello, cioè tu le regali un diamante, per carità, bellissimo, ma quando lo mette c'ha il brividino perché non era appoggiato su, invece la boule dell'acqua calda gli dà quella, cioè, che poi anche mia moglie è freddolosa, e cioè vi giuro, quando entriamo in macchina tipo ad agosto, cioè che io uso tipo le terminologie che in Veneto si usano molto tanto vedo, e che sono magari delle imprecazioni un po' colorite, lei è come i serpenti, cioè lei si appoggia allo schienale e sento e lei fa più soddisfatta, hai capito? Perché e quindi ah, bellissima questa. Confessale per conquistarla che l'unico pelo che ti eccita è quello dei moon boot, cioè hai capito? È dove tutto deve diventare calore, no? E questo non fu doloroso. Poi sì, no, ma dico, a parte quella, poi Ci sono anche i modi per lasciarlo, per lasciare il freddoloso, beh, è facilissimo. Invitalo a una cena fredda in un nice bar. Ora, non so se qua da voi, da noi andava la moda, c'è stato un po' di anni, sì, che c'era l'ice bar, che era questo locale dove era tutto di ghiaccio. E un mio amico fa, andiamo a fare l'aperitivo all'ice bar. Figata, poi sai, noi milanesi un po' fighetti, cioè c'è novità, ci andiamo. E quindi ci mettono il cappottone, il coso, una rottura di coglioni, cioè in più ce l'avevi i piedi, perché comunque i piedi stavano freddo, quindi un fallimento totale. E questo è un gioco erotico che non dovete mai fare con un freddoloso, cioè passagli un cubetto di ghiaccio sul corpo. Ecco, cosa che a un freddoloso può rischiare assolutamente di rovinarti la serata erotica. Marco sta leggendo tra l'altro il libro dell'Abruzzone mentre io sto parlando, e lo capisco, avrei fatto anch'io la stessa cosa. Però, che poi quando mi ha chiamato, no, mi ha detto, no, sai perché, vieni qua, devo parlare un po' meno, o va bene così? Tu finisci il tuo romanzo. E mi dà, no, perché sai, comunque c'è un parterre importante, c'è Belpietro, la Pozzone, c'è un premio Nobel. Marco, hai finito i soldi? Cioè, perché cazzo chiami me? Cioè, capisci, perché l'ansia da prestazione è enorme, capito? Perché dici, e io che cazzo ci faccio in mezzo a questi qua? Cioè, Sai, l'idea era quella proprio di regalare la parte divertente della cultura, perché come dicevi tu le parole sono importanti e secondo me, come abbiamo scritto, insomma, anche ridere fa bene al cuore, e in questa giornata particolare magari si spogliano da altre parti, no? Noi no? Oh, no, non è un problema, cioè, devo sguinzagliare l'artiglieria, no, cioè, ma scherzavo, signora, no, era un joke, no. Minchia, non è che per la mia autostima sia al massimo vederla andare via, ma diceva, ma lei a cazzo hai visto che roba, cioè vabbè,
Vabbè, Poi invece uno quando si è preparato una scaletta con me, capito? Siamo andati a puttana dopo 20 secondi la scaletta. Però dobbiamo fare 50 minuti. Siamo alla prima domanda, l'abbiamo già fatta 36. Pensa, ne ha 12 da fare. Vai. Poi una, secondo me, una delle cose che noi uomini, no, riusciamo, cioè facciamo fatica a non essere, è quella di essere tifosi di una squadra, no? Sì, e... soprattutto quando vince a Wembley nel secondo tempo 2-1 e passi. Poi uno, insomma, ho due grandi passioni. E una è il calcio, l'altra la lascio indovinare, ma se sono qui stasera. E ci sarebbe appunto il tifoso di calcio, no? Questo tifoso che... cioè, per conquistare un tifoso o per lasciarlo, forse lasciarlo? Allora, forse lasciarlo? Forse tu avevi in mente che io me lo ricordassi tutto a memoria, no. Ma per farsi lasciare o per conquistarlo? Per farsi lasciare, dai. Questo sì. Passa davanti alla TV durante un gol al 90°. No, veramente, cioè, vi giuro, è una roba... perché poi queste cose passano, cioè... io sono insieme a mia moglie da 13 anni, quindi... lei... noi possiamo passare, tipo... lei torna a casa dal lavoro, io... cioè, scrivendo, faccio cazzo la sera, no? E possiamo... ciao, come stai? Bene, come andate al lavoro? Ah, bene. E sono le 5:30 del pomeriggio. Io scrivo, lei fa le sue cose... e restiamo bene, bene, bene. Tutto, lavoro, bene, no, tutto bene. Stasera c'è la Juve. Ah, allora non ti disturbo. No. Inizia la partita. Il Tottenham attacca. Noi resistiamo. Ma te l'ho detto della Carola? Adesso mi devi dire della Carola. E niente, e mia moglie e la Carola non si sentono. Anche a me me ne frega la stessa cosa che anche a voi, ma io sto guardando Juve Tottenham e lei ha cominciato a raccontarmi della Carola. Quindi per farsi lasciare da un tifoso è passare davanti alla televisione al 90°. Oppure durante una finale di coppa passa il tempo al telefono con la tua amica e a un certo punto chiedi: ma noi quali siamo? A me l'ha fatto. A me l'ha fatto. Oppure quando sei sotto la doccia e lei canticchia l'inno della squadra antagonista. Mia moglie avesse cominciato a cantare Ama la pazza Inter, ama la, finiva giù dal secondo piano, ma questo è un altro discorso. Va bene. Va bene, ma poi insomma parleremo anche di Pelà. Sai una cosa che mi piacerebbe sapere, no? In un'eventuale nuova edizione, no? Inserendo un profilo un po' diverso, magari molto attuale, no? Io ho un sogno erotico politico che è la Boschi, ma detto questo... per conquistare una politica io l'usuria avevo, vedi che gusti diversi. Io sono tradizionalista, cosa che ti devo dire? Ma perché Bondi si è ritirato? Perché io avevo quello stereotipo lì, un po' magotelmo, un po' morbido sui fianchi, mio genere. Per conquistare un politico puoi dire una donna può guardarlo negli occhi e dire: sai che sei proprio un bel partito. Oppure questa è un po' più, dai, tanto la festa della donna, che se diciamo tre parolacce chi se ne frega. Cioè, fondamentalmente lo bello del nostro lavoro è che siamo un po' come i bambini, no? Cioè, quando sali su un palco puoi sporcarti e dire le parolacce e non ti sgrida nessuno. Dopo, quando scendi sì, ma quando sei sul palco... una cosa che puoi dire, una donna può dire a un politico per conquistarlo è: dai, infilami un dito nel cuore. Che... no, oppure... se porto una mia amica facciamo una bicamerale. Cioè, su quelle cose un po' così. Invece per conquistare una politica potresti dirgli: davvero hai votato nel Senato? Ma vuoi dirmi che hai più di 25 anni? Che è una roba ruffianella che funziona sempre. Oppure un'altra roba, citando un amico in comune che abbiamo, che stiamo tanto, per conquistare una donna politica puoi dirle: a letto duro più di Mentana durante la maratona delle elezioni. Che non è vero, però che fa le cazzo di figure della Madonna, no? Oppure un classico che è: ti vengo a prendere con la mia auto blu. Che sono delle robe che funzionano sempre. A proposito di letto, no? C'è una... mi stai confessando qualcosa? Sì, a proposito di letto. Vorrei parlare un po' di numeri, no? Oh, sì. Perché i numeri, anche i numeri sono importanti. Dov'è il fonico? Fonico, perfetto, fonico. Perfetto. Se io scendo in sala, fischia? No. No, perfetto. Numeri.
Numeri. Posso alzarmi? Ma fai quello che vuoi. Allora, io ho fatto una ricerca sulla, una statistica è stata fatta in Italia, sulla lunghezza media del pene in Italia. Ora, signora, secondo lei, per andar bene, un pene quanto deve misurare? La Madonna, che 20, le, già, secondo lei, signora? Dica meno per farvi la figura. 15. E questa signorina qua, secondo lei? 17. Tu dici, me la gioco, non è ok il prezzo giusto, cioè devi dire quello che... ok, no, perché capito, qua dici, ah, ma cosa vinco? No, niente. Cioè, oddio, niente, poi possiamo metterci d'accordo, però... Allora, vado a prendere le statistiche. Lunghezza media del pene in Italia 15 cm. Alta. Ma secondo uno studio effettuato su 2221 intervistati di 10 paesi, in media le donne ritengono che la lunghezza media del pene maschile sia di 13,8 cm. Ma, dato importante, la dimensione del pene ideale 15,8, non è un dato da sottovalutare, cioè nell'immaginario della donna il pene ideale è già di un centimetro più lungo della media nazionale. Signora, il suo caso capisce il perché ho chiesto a qualcun'altra, no? Bene, io ho un iPhone 6S che è lungo 13,8. A questo iPhone io ho aggiunto una cover per una seconda batteria che mi regala sotto il fondo dell'iPhone un altro centimetro, cioè questo iPhone è lungo 14,8, cioè come la media nazionale in Italia. Non sto dicendo che i pochi uomini in sala che quando arrivano a casa devono appoggiarlo su. Fidatevi. Questa è la misura standard. A questo attrezzo ne manca un centimetro. Vantatene. Ne manca un centimetro per essere ideale. Ma qua già manca un centimetro. Cari amici maschi, il fumo fa male. Secondo una ricerca americana, il fumo può accorciare il pene anche di un centimetro. Un centimetro. Marco, tu fumi? Bene. E rispetto dalla media al percepito, ne togliamo un altro pezzettino. Si accorcia. Se non viene utilizzato per il sesso, tende ad accorciarsi e può ridursi anche di 1-2 centimetri. Le ho prese su Focus queste notizie. Vuol dire, aggiungendo al centimetro del fumo, siamo già a meno 3. Più un meno 1 di statistica, siamo già a meno 4. Secondo uno studio svolto dall'Università di Cambridge, gli uomini che bevono regolarmente alcol hanno un calo, chiamiamolo così, di un centimetro. Marco, cosa abbiamo bevuto stasera? No, siamo andati a prosecco, cazzo. Quindi noi siamo pronti via sotto di 5 centimetri. Capisci che uno dirà, le misure non contano. Non contano, siccome la signora ce l'hai di 20, ma se... e allora puoi dire, sventolando la proboscidina, dire, tanto... No, se invece sei nella media nazionale, hai un'ansia da prestazione perché sei già a meno 5. Abbiamo chiuso questa fase un po' colorita con un applauso spontaneo.
A tal proposito, io invece leggevo una ricerca, forse della University of California, però non lo so cosa ne pensi tu, perché io l'ho letta, mi pareva un po' una cagata, però non lo so, che nella fase evolutiva dell'uomo il baculum, sì. No? Che è sì. Io ti chiamo la signora. Signora, che cos'è il baculum? Non lo so. Non lo sa, non lo sa. Marco, non lo sa la signora. Però gli piace la 20 centimetri, quindi però... Vabbè. Adesso glielo spiego io, signora, si preoccupi. Sono preparato. Ce lo spieghi tu cos'è il baculum? Allora, il baculum è l'osso penico. Cioè, alcuni primati, lo scimpanzé, il bonobo, c'hanno l'osso. Lì, hanno l'osso. Perché noi ci abbiamo disossato? Perché? Perché l'evoluzione della specie, cioè la cosa che ci ha disossato l'articolo, accorciandolo, perché sennò era facile arrivare a 20, lei è sposato da quanti anni? La tradisce spesso la moglie. Malissimo, perché è la monogamia che ce l'ha disossato, perché le scimmie che sono poligame c'hanno l'osso, perché più sto dentro io meno sta dentro l'altro, quindi più duri più sei tranquillo che l'altro non te la frega, per quello c'hanno l'ossicino. Ma noi che in teoria ci siamo evoluti e quindi siamo diventati monogami perché abbiamo scelto di costruire famiglie con una persona sola, e accontentati oggi, accontentati domani, accontentati oggi, accontentati domani, anche se prendi le pastiglie di calcio, ti fortifica le ginocchia, ma... Quindi, ma caro Marco, non è che noi ce l'abbiamo piccolo perché fumiamo, noi ce l'abbiamo disossato perché è colpa della monogamia, quindi... Brava! Brava, ma possiamo rimediare. Stasera io e Marco, posso dirlo apertamente, facciamo l'amore con tutti quelli che vogliono. Sì, sì. Cioè, accordandoci anche con sovrapprezzo, però questa è l'idea. Insomma, e quindi poi alla cassa prendete il numero, poi c'è una, segnate Marco o Carlo e noi cercheremo, tanto noi, no? Ma sì. Cioè, quindi in un'oretta le abbiamo fatte tutte. Quindi prendi pure le prenotazioni, vai. Vai. No, beh, ma sono tante. Cioè, la signora vuole 20, cioè, dobbiamo mettere uno in fila all'altro per arrivare a 20, Marco. Non è che. Ma dimmi una cosa, ma ste vegane, no? Perché io ho conosciuto delle amiche che sono fantastiche, no? Però insomma, poi litighiamo sempre su alcune cose. Io continuo a pensare. Che l'uomo è onnivoro e quindi... Però tu hai scritto qualcosina di molto carino, allora, su questa cosa, sì, no? Io? Sì, devo dire la verità. Posso leggerti? Assolutamente. Posso leggerti qualcosa? Cioè, dico una cosa, io non sono contro il veganismo. Assolutamente. Cioè, nel senso che secondo me è una dottrina assolutamente... Cioè, è comunque una scelta di vita salutare, positiva. Io sarei diventato vegano se non mi piacesse così tanto tutto. Quello che mi sta sui coglioni, se non so c'è qualche vegano in sala... Sono i vegani, perché rompono i coglioni, cioè, voglio dire, hai fatto una scelta, hai vinto, bravo, ma non rompi i coglioni, cioè, vabbè, ok, allora morirò all'inferno, no? Mangi in pace la tua sedano e lasciami stare. Però, potessi lanciare anche io del sedano. E qua, secondo me, ti hai già fottuto metà sala, secondo me. Qua te la sei già mangiata. Perché, quanti vegani ci sono? Che è lo stesso che viene a teatro, cioè uno viene, che allora vuoi rompere i coglioni stasera, uno e vincia, vabbè. Sai che non la trovo più? L'avrà mangiate le pagine, essendo vegana, no, quella c'è, ma un uccello, non so se era vegana, è la vegana. No, questa è l'animalista. Ah, ok, sì. Oh. No, un volatile, non... Sì, mica Valentina ride. È un volatile. L'animalista. Sì. Allora, per conquistarla, parlale di quanto sei sensibile all'adozione a distanza del maialino nero albino delle Ande.
È vero. Io l'ho adottato al Maialone delle Ande, a Salamini. A Salamini sono arrivati l'altro giorno con Fudora. Oh, ah, no, ci penso sempre al Maialone delle Ande. In ogni frase aggiungi almeno una volta la parola tu fu e sei tan. Ah, sì, 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 sì. Che poi? Allora, non mangi la carne? Oh, massimo rispetto, nel senso, ma perché se è una scelta così convinta che ti fa piacere, che è giusta e che io sono un criminale perché mangio carne, perché fai gli hamburger di tofu? Allora ti manca anche a te la carne, allora ipocrisia. Cioè, ma va bene, tu mangiti la tua barretta di tofu, ma se fai l'hamburger o la bistecca a forma di tofu è perché fondamentalmente avresti anche voglia di un pezzo di carne, quindi sei represso. E allora torniamo al discorso di prima, che quella là che viene in sala domani rompi i coglioni. Ma no, perché non ti ho visto in faccia, perché poi magari mi convinco che rompi i coglioni davvero. Ma no, scherzo. Al primo appuntamento offrile una tisana al fieno fatta con un fieno che non ha sofferto durante il taglio. Che è un po' come il pelo della barba, cioè che la prima, adesso fanno tre lame perché il primo solleva il pelo, il secondo lo distrae e il terzo lo sega, e così col fieno, hai capito? Cioè gli dice dai guarda, ma niente di personale, no, veramente, solo un pezzettino, cioè è come la sfumatura dello chatouche, quindi tagli solo un pezzo. E poi quando sei a letto dille sono il tuo trottolino e non sono il tuo maiale, cioè, altrimenti si intenerisce e ti coccola tutta la sera. Sì, fai la fine, ma che non c'è niente di più brutto che è stato con il maialino nero delle Ande, cioè veramente, in realtà, sinceramente, però tanto ormai siamo tre amici, qualcuno di voi si è sentita offesa per le cose che ho detto? Perché, vi spiego, per chi fa l'autore comico sono poche le possibilità di parlare in pubblico, no? Perché comunque scegli di stare nell'ombra, no? Di lavorare con delle persone che sono oggettivamente più brave di te a parlare, e quindi non trovi mai la misura giusta. E quindi io mi sono sempre fatto un serie di sensi di colpa, perché poi mi rendo conto che quando parlo in pubblico non sono timidissimissimo. Si è vista questa cosa? Ne siete accorti? Sì. Quindi Marco, io mi sono permesso di scrivere una lettera di scuse, indirizzata principalmente a mia moglie, perché come potete immaginare in tanti anni di carriera ho reso in piazza qualsiasi tipo di rapporto personale, intimo e privato. Cioè, perché comunque tutto quello che viviamo diventa fonte di ispirazione per un pezzo. Quindi ho scritto questa lettera di scuse a mia moglie, che vorrei allargare un po' a tutta la sala, se mi permetti. Come no? Grazie. Anche perché poi oggi è l'8 marzo, mi sembrava una cosa carina. Lucida atmosfera. Perfetto. Perfetto, base. No, 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 scherzando, ma... Mio caro dolce amore, sono qui con questa mia lettera per chiederti scusa, perché ho finalmente capito quanto sei importante. E mi tornano alla memoria le parole di mio nonno. Carlo, la donna è il sale della vita, quando bolle l'acqua dentro. Ricordo il giorno della domanda di matrimonio, eravamo a cena, a lume di candela, a un certo punto mi guardi dolcemente negli occhi e mi dici, sai... vorrei sposarmi. Oh, che bello, con chi? Ma hai visto? Alla fine ti ho chiesto di sposarmi. Ed è stato bellissimo quando mi hai tolto la pistola dalle costole. E oggi, come allora, tutti i giovedì ho il calcetto. E lo so che ti dà fastidio la borsa con la roba sporca e sudata, e che tutti i giovedì torno a casa di cattivo umore perché ho perso e sono stanco. Amore, scusa. Amore, scusa. Vedrai che da giovedì niente calcetto. Da giovedì vado a puttane. Incomprensioni, amore, tutto qui, come domenica, quando all'Italia in miniature si è messa in posa vicino al Duomo di Milano per la foto. Era solo uno scherzo quando ho urlato Godzilla conquista la Lombardia! Non è colpa mia se quel gruppo di cinesi mi ha creduto e ti ha fatto un reportage. Ti chiedo scusa. Scusa questo giorno così speciale come la festa della donna, perché ho capito. Capito quanto sei importante per me. Come l'altro giorno, quando ho aperto la porta di casa, tu piangendo mi hai detto che avevo fatto una bellissima torta e il cane l'ha mangiata. Non ti preoccupare, amore. Compriamo un altro cane. C'ho sempre incomprensioni, come quando mi dicesti, sai, domani inizio una nuova cura di bellezza a base di vino. Sì, quanto ne devo bere per trovarti bella?
e non è vero che passo settimane senza rivolgerti la parola, che non voglio interromperti. È anche vero che mi sgridi per ogni cosa, non sbriciolare quando mangi, perdi troppi peli nel letto, non pisciare in giro. Non ho capito, sei sposato me o un San Bernardo? E tutte le volte che fai così ricordo le parole di mio nonno: Carlo, se tua moglie tratta come un cane, la prossima volta che passi davanti a un albero, mettila in imbarazzo. Amore, scusami, ora devo andare. Anche perché oggi è giovedì e ormai ho smesso quel calcetto. Senti Carlo, giusto per spezzare un attimo e entrare dentro la scrittura, prima ne avevi accennato a questa cosa, però leggendo tutte quelle cose che hai fatto, molta TV, molto, insomma, tante cose, poi alla fine mi pare di aver capito, no? Anche da come lo fai, da come scrivi, da quanti progetti hai, che poi alla fine è la scrittura la tua passione. Senza dubbio. Perché... ci racconti un po' questa differenza, no? Allora sì, cioè, diciamo, la comicità è stato un po' il primo amore, è la cosa che mi ha portato a essere chi sono, non la rinnegro mai, ancora l'amo ancora, perché comunque è un meccanismo talmente delicato, talmente sottile da essere ancora oggi affascinante. Però la cosa che più mi piace è poter raccontare dei mondi. Io da un po' di anni mi sto avvicinando al mondo della fotografia, sto facendo un progetto bellissimo con un fotografo molto famoso e ho trovato con lui tanti punti in comune, no? Le frequenze armoniche della creatività sono le medesime, no? Ma con una grande differenza. Il fotografo, comunque quel genere di arte lì, parti da una realtà e ne estrai un pezzetto, che però parte da una realtà che già esiste, e tu col tuo occhio ne catturi un istante o una porzione. Per me e per quelli che fanno il mestiere il processo è assolutamente il contrario. Cioè tu parti da un mondo bianco e attraverso il suono crei un mondo, crei un colore, crei delle emozioni, crei dei profumi, crei dei sogni. Cioè prendi il pubblico per mano, il lettore in questo caso, e lo porti in una dimensione che dal niente tu hai creato. E questa cosa in assoluto è la cosa che più mi affascina. Spesso ho la fortuna, facendo anche regista, di creare poi fisicamente le cose che creo nella testa, le cose che impazzisco fare, e quando mi viene un'idea mentre sto facendo la cacca. Ero andato bene fino adesso, mi rendo conto che l'esempio adesso... Perché? Perché tu sei lì che fai la cacca, ti viene un'idea e sei mesi dopo la vedi realizzata in teatro, che è un'emozione grandissima, però non ti dimentichi mai che ti è venuta mentre facevi la cacca. E quindi questa cosa ti riporta sempre un po' alla realtà. Cioè a me piaceva questa... Allora no, quindi cambiamo discorso, perché... Signora, 20 centimetri mai disossato. Meglio 15 colossi, questa cosa funziona sempre. Quando vedi che la serata butta male, di disossato. E funziona sempre. No, stiamo parlando di scrittura. E perché poi la scrittura porta dei numeri, no? Porta anche numeri. Sì, no? L'altro giorno l'ho anche pubblicato, parlavamo al telefono e tu mi hai spiegato anche... infatti ti dicevo, guarda, in questo periodo sto un po' ingrassando così, e mi dicevi, guarda, che ci sono quelle famose sette equazioni, certo, no? Certo. A seconda di come lo fai... Sì, uno studio di università ha dato, praticamente ha creato un'equazione per, a seconda della posizione, quando fai l'amore, la posizione che scegli, bruci un tot numero di calorie. E sono diverse. Ne leggo qualcuna? Sì, qualcuna però, perché sennò sì, poi... No, beh. Già sarò dovuto trovarlo, quindi... Allora. Signora, lei come lo fa? Così magari ce l'ho e leggiamo... Cioè, no, cioè, nel senso... Non esageri, nel senso... Cioè, sta sopra o sta sotto di solito? Da sola? No. Sopra. Il missionario. No, lei sopra e lui sotto, scusa, ho sbagliato riga. 10 minuti di rapporto sessuale con lei sopra equivalgono a consumare 3 bicchieri di champagne. Senti, cioè,
neanche mezzo bicchiere di Coca-Cola, che era più tre bicchieri di champagne, per un totale di 215 calorie. No? Non male. Lei signora come lo fa? Come lo faceva? Le do il beneficio del dubbio, dai, faccio finta di niente. Come si ricorda? Come si ricorda? Come si ricorda? Come? Così. Ha dei bei ricordi la signora. Ride ancora adesso. Sa come si è divertito? Chiedo un altro, signora. Facciamo in piedi. Chiedo un altro. Eravate nella stessa stanza almeno, no? Sì. No, vicini di casa. Lei guardava la mentana e lui Floris. Alzavate il volume, vabbè. Il missionario, 10 minuti di rapporto sessuale alla posizione del missionario equivalgono a consumare una coppa e mezzo di gelato alla crema, per un totale di 250 calorie. Cioè, si brucia di più con lui sopra e con lei sopra. Perché l'uomo deve fare un pochino più di fatica. Però, al telefono tu mi avevi detto questa cosa del... Era Bel Pietro, non ero io. Eri tu. E mi dicevi, perché poi ti ho chiesto, ma il sesso orale, e tu mi hai detto... Sono più forte nello scritto, no? Sì. Perché? E tu ricordo che mi hai parlato di 10 o 11 acini d'uva. Sì, ma 15 minuti di sesso orale equivalgono a consumare 11 chicchi d'uva. Ma per chi? Dipende dove li metti. No, cioè, no, se li metti in equilibrio per tutte e due, perché lei deve prenderli al volo e tu non devi farli cadere, quindi ne bruci un bel po' di calorie. È l'ultimo che gli dai il colpetto per prenderlo al volo. Signora, poi gliela spiego, vado su questo sito e io prendo le statistiche da qui, quindi... però è carina come immagine, perché poi devi rifarlo, se sbagli il chicco e poi non ridi più tanto, giuro che la prossima cosa che dico è seria, giuro, qualsiasi cosa io lo sapevo che era un rischio portarti a incontri senza censura, censura, se non posso dirle queste cose, lo sapevo. Carlo, io quanto manca, innanzitutto? Io... perché comincio a vedere del fiato uscire dalla bocca dei signori. Uno ha messo anche il berrettino. Uno sta tirando fuori le ciaspole, quindi... quindi, per capire quanto possiamo fare ancora... Io direi, guarda, la serata l'abbiamo capita. Il libro, io vorrei però un finale, un tuo finale, gli ultimi 10 minuti per dire... e poi insomma la continuiamo dentro. Allora, possiamo fare due robe, sceglietele voi. La prima è provare a fare una lettura, poi vi spiego anche perché e per come, di una cosa seria. No, giuro. O la seconda, continuare a prendere per il culo due signore. Cioè, scegliete voi, veramente. Io sono preparato su entrambe le cose. Non rispondete tutti insieme perché sennò non capisco. Ok, per alzata di mano, se alza la mano ancora quella di prima e basta, giuro che vinco lì. Cioè, chi vuole il finale serio, un po' romantico, un po' figo? La maggioranza schiacciante, perfetto. Quindi, vado a guato libero, Marco, posso? Ormai, no, va bene. Allora, parlavo di questo progetto con questo fotografo, il progetto si chiama Fotografia Altre Storie. L'idea è, inizialmente abbiamo portato questo progetto nei circoli fotografici, adesso lo stiamo portando fuori anche in altri contesti, è una sorta di educazione alla fotografia. Cioè cerchiamo di far capire attraverso una serata divertente, come può essere tipo quella di stasera, che non è sufficiente andare a comprare una macchina fotografica per essere un fotografo. È un'arte che va preparata, va studiata, come tutte le altre arti. Il punto di contatto tra la scrittura e la fotografia è, per me è nato attraverso i dittici. Raul ha fatto una serie di dittici fotografici, cioè due fotografie accostate che creano una storia. Raul mi ha mandato questi dittici e io ho scritto delle storie ispirate a questi dittici. Ora, il dittico voi non potete vederlo, io vi leggo la storia e poi vi racconto un aneddoto divertente, finita la storia. Perfetto, con questo entusiasmo è bellissimo.
Mi alzo perché ho bisogno un po' di pathos. Tanto salve, buonasera. Dove state andando? Grazie. A prendere le bimbe. Le bimbe? Dove sono? Qua, le avete lasciate qua? Sì. Beh, le devo andare a prendere domani. Le porto via io, quanti anni hanno? Ci posso stare con me, no? Perfetto. Salve, già mi è mancato un po', domani dove siete? Vengo io da voi. Vengo a pranzo con le ragazze. Dove? Cittadella. A Cittadella? Sì. Andiamo a Cittadella. No, Conco, Vabbè, tanto tutta dritta, no? Da Conco giù dalla discesa tutta dritta, no? Fino a Cittadella. Momento serio. Base, luce, perfetto. No, momento serio. Cosa vuoi che ti dica? Certo che mi ricordo tutto. Io le dicevo, guardati un po', sei lì che sembri una balena spiaggiata. Se arrivano quelle di Greenpeace ti buttano una coperta bagnata addosso. E lei mi rispondeva sempre, ma ti sei visto tu? Vecchio caprone raggrinzito con tutta la pelle che ti ballava in giro. Sembri una borraccia vuota. Era il nostro buongiorno. Per 30 anni sono state più o meno le uniche cose che ci dicevamo in una giornata. Non è che non ci sopportavamo più. Eravamo fatti così, giusto o sbagliato che fosse, era il nostro modo di comunicare. Quando le giornate erano belle, che non pioveva, faceva freddo, ci sedevamo fuori tutto il giorno a prendere il sole, perché ci toglieva il freddo dalle ossa, perché il sole è una delle migliori cure contro la vecchiaia. Ci sedevamo sulle nostre seggioline in silenzio, senza per dirci una parola per tutto il giorno. Era il silenzio che parlava di noi. Era il silenzio che parlava per noi. Lei faceva la maglia, io le parole incrociate. Ogni tanto provavo a chiederle qualcosa, ma lei mi diceva di stare zitto, che la sconcentravo. Come facevo a sconcentrarla? Faceva sempre delle babbucce per la notte, erano 30 anni che facevo babbucce. Almeno fai un cappellino, una bella sciarpa di lana per la mia cervicale. No, signore, lei faceva le babbucce. Non è che la sconcentravo, era che era ignorante e non voleva ammetterlo, ecco cos'era. C'erano dei giorni che mi faceva arrabbiare talmente tanto che l'avrei strozzata con le mie mani. L'avevo conosciuta dopo la guerra, o meglio, la conoscevo già da prima, ma prima che partisse era ancora una bambina. Poi quando sono tornato era diventata una donna. L'ho vista uscire una mattina dalla porta di casa per andare a messa. Era una domenica di primavera, con il suo vestito azzurro e una gerba tra i capelli. Era bella come una Madonna. Mi ricordo, era una gerbera rossa con una coroncina bianca sulla base dei petali e il centro nero. Pareva un occhio che ti guardava quella gerbera. In mezzo sui capelli neri, lisci, luminosi, brillava come se fosse vivo quel fiore. Il giorno dopo corsi a farle un regalo. Poi mi presentai a lei, era un rossetto rosso come la gerbera che portava tra i capelli il giorno prima. Perché vedi, allora andava di gran moda il rossetto rosso. Era un simbolo di rinascita, rappresentava la voglia di sollevarci dopo tanto dolore. Era come se il mondo fosse stato tutto grigio e nero e pieno di lacrime e cercavamo di trasformare il rosso del sangue che avevamo visto in qualcosa di più bello. La donna aveva voglia di vanità e l'uomo di vedere la vanità in una donna. Bussai alla sua porta, mi aprì lei e le dissi, con questo sarei ancora più bella. Mi rispose, malnato, e chiuse la porta di scatto. Ero un po' sconsolato. Stavo per andarmene quando vidi scostare la tenda della finestra. Era lei che mi spiava. E sorrideva. La chiesi sposa l'anno stesso. Poi si sa, la donna col tempo si deteriora e mi sono ritrovato sta brontolona ignorante. Passavamo giorni interi senza parlarci. Non serviva. Lei col suo tic 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 dei ferri, io che quando provo a chiederci il 31 orizzontale mi diceva di stare zitto. Poi un giorno se n'è andata. Non è che sia andata via, è morta. L'ora già il domani. Pensa a te, dispettosa fino alla fine. Pur di darmi fastidio è morta prima lei. E senza nemmeno farmi una sciarpa di lana per la cervicale. Dai, lo sanno tutti che il mondo è pieno di vedove. No, signore. Mi ha lasciato da sola. Sono rimasto seduto sul seggiolino altri 12 anni, in silenzio, ad aspettarla. Era come se parlassimo ancora. Ogni tanto le chiedevo del 31 orizzontale, ma
Niente. Poi ho deciso di lasciare quella casa, trasferirmi vicino ai miei figli. C'hanno ragione, se mi succede qualcosa sono lì comodi. Alla mia età bisogna pensare a queste cose. Però, prima di andare via, ho fatto murare la porta, quella dove l'ho vista per la prima volta, perché dopo tanti anni ero ancora geloso di lei. Grazie Carlo, grazie perché... Giusto per farvi capire che faccio il pirla, ma non lo sono. C'era, infatti ci tenevamo molto io particolarmente in mono, ma ci tenevo molto a far capire che poi la scrittura è questa, la scrittura Carlo è lui, ma Carlo è comico, ma poi ci sono queste pagine intense, no? Che scrivi, ed era un po' omaggiare, visto che è giovedì e non si va a calcetto. No, tra l'altro io adesso abbiamo riso scherzato, tolgo un attimo la maschera. Il motivo per il quale io sono qui è perché con alcune persone crei un'empatia particolare che con altri non riesci a trovare. Con Marco più o meno è stato così da subito, io le chiamo delle frequenze armoniche, no? Entri in comunicazione istintiva con una persona e praticamente la distanza si accorcia istintivamente, magari con alcuni non si accorcia mai. E quindi Marco, questa è la terza volta che ci vediamo in un po' di anni, io considero Marco un mio amico, quindi quando mi ha detto se avevo piacere venire qui ci ho messo 12 o 13 secondi a dirgli di sì e non sapevamo ancora cosa fare. Perché per questa empatia, ecco, empatia forse è il termine giusto che si crea, no? Che ti permette di dire un sacco di cose anche senza doverle dire per forza. E a proposito di questo racconto, no? Con Raul, il fotografo, è la stessa cosa. Mia moglie lavora in banca. Non c'è proprio tutta questa empatia, questa vibrazione armonica. Io ricordo quando scrivevo questo pezzo, questo racconto, stavamo andando in montagna, da casa mia ho una casa in Valtellina, e stavo guidando mia moglie, perché io dico sempre che sono troppo intelligente per guidare, quindi stavo guidando lei, e quindi io mi metto a scrivere questo pezzo, a un certo punto mia moglie ha la sensibilità tipica di chi lavora in banca, e quindi mi fa, ma perché piangi? Ho scritto una cosa tanto bella che... Lei che ha capito il mio stato d'animo mi ha fatto la domanda tipo, ma noi quali siamo? Un'altra finale, non diciamo più. Ti dice, scusa, ma tu non lavori a Zenith? Mi ha fatto tanto piangere. Sei proprio un coglione. Con questo posso chiudere, perché mi fa capire il tipo di rapporto meraviglioso che può esserci con le donne, perché siamo diversi fondamentalmente, e lo saremo sempre. E il bello è che lo saremo. La signora dice, cosa ne sa signora? Cioè, che lei, perché dice sì? Sì. Perché? Perché noi ce l'abbiamo disossato. Fagli, la signora ride, dico disossato e la signora ride. Se domani mi lascia il numero, la chiamo, dico disossato e poi attacco. È così. Lei quando siete giù mi chiama e io so che lei è disossato. No, non mi costa niente, no? Non lo dia tutto in giro, perché sennò tutto il giorno disossato, sembro quelli di Telecom che fa le chiamate, però per lei lo faccio perché mi è simpatica. E si è messa in prima fila perché è parente di qualcuno o perché è arrivata presto? È italiana, no? Cioè capisce, no? Quello che dico, cioè, no? Sì. Sì. Non mi vuole rispondere, preferisce il disossato. E andiamo via così con un figlio di casa. Ma scusami, prego.